La sfida in vetrina del settimo turno di andata nel girone G di seconda categoria si disputa a Vasto con il Real Porta Palazzo, capolista in coabitazione con il Real Carpineto Sinello, che riceve la Virtus Rocca San Giovanni, una delle immediate inseguitrici che tallona i rivali ad una sola incollatura. Sfida aperta ad ogni eventualità, visto il valore delle due contendenti, che puntano entrambi al bottino pieno, ma sanno che un eventuale passo falso non comprometterebbe più di tanto il loro cammino, sin qui ampiamente positivo. La sfida si apre virtualmente al 17° con la truppa roccolana insidiosa con Paone, che vince una serie di rimpalli al limite d'aria e in mezza rovesciata spedisce al lato. La truppa del presidente Caravaggio si porta a condurre 5 minuti dopo con Affronti, che approfitta della corta respinta di Di Biase sullo spiovente di Pinotti per castigare inesorabilmente l'estrema aragonese e festeggiare il vantaggio per i suoi. Il Real rimane a guardare e anzi consente agli ospiti di prodursi nell'ultimo acuto prima dell'intervallo con il solito Affronti, che stavolta impegna Di Biase con un gran destro dalla distanza. Al rientro negli spogliatoi, mister Budano catechizza a dovere i suoi uomini, che tornano in campo letteralmente rivitalizzati e smaniosi di rimettersi in carreggiata. Pronti via, e per Di Rico cominciano ad arrivare i primi brividi. In questo caso è il legno a salvarlo sul destro di Tartaglia dalla media distanza. Al 17° lo stesso Tartaglia inarrestabile sul corridoio di sinistra e vincendo il duello in velocità con Tucci riesce a pennellare al centro per la testa di Di Matteo, che stacca con tempismo ma viene azzerato dal reattivo Di Rico, il quale alza la sfera sopra la trasversale. Scampato il pericolo, i roccolani si riaffacciano timidamente in avanti con il neoentrato Frutti, abile ad incunearsi in aria, un po' meno in fase di finalizzazione. Passa soltanto un minuto e il Real perviene al meritato pareggio con il bomber Di Matteo, che stavolta da due passi stacca implacabilmente e non lascia scampo al pur bravo Di Rico. Sulle ali dell'entusiasmo ritrovato, i vastesi stazionano dalle parti dell'estremo ospite, che al 23° osserva con apprensione il destro dal limite dello scatenato Di Matteo, ma stavolta per lui la finalizzazione non porta agli esiti sperati. Le speranze di ribaltare il risultato sembrano svanire al minuto 26, quando un fallo di reazione costa a Romiglio il temuto cartellino rosso, che lo porta alla doccia anticipata e costringe i suoi compagni di squadra ad inseguire la vittoria con un uomo in meno. I biancorossi roccolani cercano di approfittare dell'inattesa superiorità numerica e al 37° sfiorano la segnatura con il gran bolide di Tucci, sul quale Di Biase si salva anche con l'aiuto della trasversale. L'estremo vastese è decisivo anche al 40° quando disinnesca il diagonale ravvicinato del neoentrato Donato da Mario. E dal possibile tracollo si passa invece al finale da incorniciare della squadra di casa, che al 42° sfiora a sua volta il vantaggio con mister Budano, il cui imperioso stacco aereo viene azzerato dalla superlativa intuizione di Di Rico, che si salva con estrema reattività. Il numero 1 roccolano non può evitare la rete in zona Cesarini dell'avanzato Mascia, che va a segno con una mezza rovesciata di prima intenzione che porta i suoi in paradiso e, più prosaicamente parlando, nella vetta solitaria della classifica. Fabio Caravaggio, presidente del Rocca San Giovanni: oggi era importante non perdere, visto che si trattava di uno scontro diretto. Deluso di più per il risultato oppure per la prova della squadra? Ma sicuramente per il risultato. La squadra penso che oggi ha giocato bene. Il primo tempo abbiamo fatto una delle partite più belle di sempre. E poi nel secondo tempo hanno giocato meglio loro, abbiamo subito due gol su calcio piazzato, però sapevamo che era una partita difficile. Real Porta Palazzo veniva da una serie di risultati positivi e hanno avuto una media gol alta nelle ultime partite, hanno segnato 3-4 gol a partita, però noi ce la siamo giocata fino alla fine. Sicuramente è un campionato strano, un campionato corto, vediamo un po', speriamo bene per il futuro. Il Real Porta Palazzo merita secondo lei la prima posizione? Sì, fino adesso è la squadra che gioca meglio, delle squadre che abbiamo incontrato è la squadra che gioca meglio, ma poi si sa che nel calcio parlano i risultati, però adesso abbiamo tempo, si riapre anche il mercato a dicembre, vediamo un po'. Siamo stati sfortunati perché il nostro attaccante, che è anche il capocannoniere del campionato, ha subito un infortunio e quindi abbiamo pagato anche un po' questa assenza. Siamo con Domenico Zillotti, il presidente del Real Porta Palazzo. Vittoria molto importante quella di oggi, considerando che l'avversaria era una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Sì, sicuramente è una vittoria importante perché... Dai, poi... Sorridi, positive vibration. Però è una vittoria molto importante anche perché questa squadra la conosciamo molto bene, già dalla terza categoria, una squadra sicuramente quotata, attrezzata. Noi oggi non abbiamo giocato una grande partita, almeno solo il secondo tempo, in quanto siamo abituati a
diciamo, ad essere più competitivi di solito. Comunque in ogni caso è stata una partita, diciamo primo tempo loro, secondo tempo noi. Penso che comunque tutto sommato la vittoria finale ci può stare, nonostante che eravamo in 10, quindi diciamo, è stata un'ottima partita per noi. Vi aspettavate ad inizio stagione ad essere messi così bene in classifica? Ma sicuramente quando si inizia un campionato, almeno noi che comunque siamo una società giovane, non ce l'aspettavamo. Sapevamo che potevamo fare molto meglio dell'anno scorso, in quanto la squadra sicuramente è molto più attrezzata, per cui probabilmente forse prima in classifica a questo punto del campionato non ce l'aspettavamo, però insomma siamo una squadra che sicuramente potrà fare bene. Siamo con Mascia, l'autore del secondo gol del Real Portapalazzo. Vittoria molto importante quella di oggi, considerando che l'avversaria era una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Sì, sicuramente una grande vittoria, perché venivamo comunque con una squadra abbastanza decimata dagli infortuni. Purtroppo, essendo una seconda categoria, non possiamo permetterci di allenarci tanto, quindi nel momento che facciamo grandi sforzi a livello agonistico è normale che possiamo pagare. Però nonostante tutto abbiamo affrontato veramente un'ottima squadra. Faccio i complimenti a Rocca San Giovanni, perché non ha demeritato, però noi, nonostante lo svantaggio e diverse occasioni da gol il primo tempo, non ci siamo disuniti, assolutamente abbiamo continuato a lottare e a farci valere. E la fortuna dopo diverse occasioni ci ha premiato, e con il primo gol di Di Matteo siamo riusciti comunque ad ottenere un pareggio che era assolutamente meritato. Purtroppo ci ha penalizzato sicuramente l'espulsione di Romiglio, che ci ha lasciati in 10, ma la prova di carattere è stata grande, perché abbiamo fatto il secondo gol che era importantissimo, l'ho segnato io, questa è questione di fortuna, e alla fine abbiamo meritato, penso, una vittoria alla grande, un mezzo miracolo, chiamiamolo così. Come giudica l'avversario vista l'opera oggi? Allora, l'avversario sicuramente è un avversario di livello, e da quello che si dice è la squadra più attrezzata per vincere il campionato, e si è visto, hanno delle ottime individualità, sia davanti con De Julis, il portiere che non mi ricordo il nome, ma comunque si vede che è gente esperta, e sicuramente lotteranno per i piani alti della classifica. E devo dire che anche a livello agonistico ci hanno messo sotto, erano molto preparati atleticamente e individualmente, come ho detto, però diciamo che noi abbiamo dato testa e il risultato penso che parli chiaro.